ieri l'ex presidente russo e ora vice capo del Consiglio di sicurezza ha espresso le sue opinioni contro l'Occidente senza mezze misure. Qual è la sua opinione in merito e se posso, cosa ci può dire sulla ripresa dei negoziati di pace? Sono sicuramente delle affermazioni gravi, affermazioni che tra l'altro alimentano una campagna d'odio contro i paesi dell'Occidente, contro i popoli occidentali, in particolare verso quei paesi che stanno provando con tutte le proprie forze a trovare una strada negoziale, a ravvivare il percorso negoziale per arrivare alla pace. Quindi queste affermazioni, anche insieme alle accuse che abbiamo letto alla stampa italiana da parte russa in questi giorni, non fanno che mistificare la realtà e a mio parere credo che si debba sempre ricordare con fermezza che c'è un aggredito e un aggressore in questa vicenda. C'è un aggredito che è la Russia, che è l'Ucraina, e un aggressore che è la Russia. Poi lasciatemi dire che queste minacce in ogni caso non fermano assolutamente i nostri tentativi di arrivare alla pace e i nostri sforzi per arrivare alla pace. Noi siamo impegnati come governo italiano in un'escalation diplomatica in tutte le sedi dove è possibile ravvivare il negoziato o costruire un nuovo percorso negoziale. Più volte ho ricordato ovviamente che non esiste una pace imposta e non esiste ovviamente una pace che vuole solo una delle due parti. Io credo che da parte dell'Ucraina ci siano state delle aperture importanti nell'ultimo periodo e su questo la Russia deve dimostrare di volere la pace. Nei prossimi giorni, domani sarò col presidente Draghi e con il ministro Franco all'OCSE a Parigi. L'Italia quest'anno ha la presidenza e analizzeremo insieme agli altri paesi gli effetti economici di questa guerra per affrontare questa fase economica che, come diceva anche il direttore generale Chu, sta colpendo diversi aspetti che poi vanno ad intaccare anche la food security, ma non solo, pensiamo anche a tutto il tema della sicurezza energetica. Noi ribadiremo con forza all'Assemblea OCSE la nostra condanna per l'aggressione russa all'Ucraina e ribadiremo allo stesso tempo che sosteniamo tutti gli sforzi di mediazione e facilitazione tra le parti per ravvivare il negoziato e arrivare alla pace il prima possibile. Grazie.